Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati all'Armeria Innocenti con la seconda serata di Armeria Innocenti by Night 2019 dedicata al gruppo Browning Winchester. Tra pochi momenti vi farò vedere insieme all'amico Alberto Cecchi e a Sandro Sanguinetti, del rappresentante per Browning Winchester, le quattro novità che faranno di questa serata una serata davvero speciale. Si tratta della nuova Browning Bar MK3 in versione Reflex con punto rosso Kite K1 integrato, poi vedremo il Winchester SX4 calibro 20, quindi per la caccia a pallini, e poi due versioni della nuova Bolt Action X-Bolt Pro, la Carbon e un'edizione custom con una calciatura davvero speciale. Bene signori, adesso andiamo a incontrare i nostri due amici per la presentazione delle star di questo evento e poi naturalmente andremo a provare la Reflex giù al tunnel. A tra poco. Eccomi qui amici di Wild Hunters con due grandi amici, Sandro Sanguinetti della Browning Winchester e una vecchia gloria del nostro canale, Alberto Cecchi. Siamo all'Armeria Innocenti appunto per presentare queste quattro assolute novità. Allora Sandro, partiamo subito con la regina delle novità, visto che qui siamo nel territorio dei cinghialai. Si tratta appunto della Browning MK3 Reflex. Allora Sandro, prima che io e lui spieghiamo le caratteristiche. Due parole. Verrà fatta in questo modello Carbon nei calibri 30-06-308. Verrà fatta nel modello sinistro. Anche mancino. E verrà fatta anche nel modello in legno, sia destro che mancino. Questa è una gran bella. Quindi cosa. Avremo un modello con end cocking e l'altro senza end cocking. Addirittura. Per tutti i gusti. Ok? Fantastico. Ora a voi la spiegazione nei dettagli, assolutamente. Allora la regina la passo un attimo al nostro fante di cuore. Allora, innanzitutto spieghiamo una cosa. C'è un concetto che Browning ha voluto concepire che riguarda sia la bar che il maral, giusto? Esatto. Che è quindi, i modelli Reflex sono entrambi i modelli e esiste praticamente un concetto. Qui si è voluto mettere un Kite K1, che è un punto rosso di ultima generazione, e vedremo il perché, montato integralmente su una carabina che fa del punto rosso e del sistema Nomads, quindi dei sistemi ottici, quindi cannocchiali da battuta e cannocchiali convenzionali, il suo leitmotiv. Allora, il concetto è che Browning ha voluto montare un punto rosso estremamente basso, in modo il più basso sul mercato, ecco, proprio bassissimo, in modo tale da ottimizzare una calciatura standard. Assolutamente. Ecco. Poi questo proprio per dare il massimo risalto al tiro di imbracciatura, che è il tiro che si. Però non solo, si è previsto ovviamente una carcassa forata per poter mettere il sistema Nomads per poter intercambiare. Chi non gradisce questa posizione può installarla nella posizione, diciamo, tradizionale. Finora tradizionale, ecco, magari diventerà questa tradizionale, certo, chi lo sa, questo dipenderà dal gusto del pubblico. Però un'altra cosa fondamentale è che questo punto rosso è talmente basso che anche se si monta un'ottica per poter fare caccia di selezione non dà fastidio, no, assolutamente, si può usare l'ottica con questo montato, ecco. Assolutamente, questo sparisce con l'ottica. Basta un'ottica altezza 3,5, quindi assolutamente standard. E questo assolutamente non dà fastidio. Ecco, ha un look molto moderno e spaziale, perché questo discorso del carbon è bellissimo perché dà veramente un risalto. Poi il fatto intelligente di finalmente di avere un mancino per tutti i gusti. Esatto. Ecco Alberto, spiegaci un secondo, perché questo è un dubbio che sicuramente tutti gli appassionati avranno. D'altra parte noi parliamo per i non fortunati che stasera non potranno venire. Allora, a provarla soprattutto giù al tunnel. Il punto rosso K1 è uno di quei punti rossi che ha il puntino MOA2 nero e poi si allumina di rosso, o è il tradizionale? No, è il tradizionale punto rosso, che ha più livelli di intensità
11. Sì. La pila si cambia molto rapidamente perché è laterale, quindi non ha bisogno di chiavi o brugole particolari. Questa è una cosa importante. La taratura è molto semplice e poi più che altro cioè spari come sparare con un mirino. Infatti, quella è la grossa differenza che ho avuto provando questo oggetto qui. Quindi tu l'hai già provata? Sì, appena arrivato non ho potuto fare. Sandro, mi dispiace. Lo so. No, fa piacere. D'altra parte, fa piacere questa esclusiva. È chiaro. E poi, ecco, una cosa ovviamente che va detta è che ha questo sistema ottico, questo punto rosso, è il cosiddetto long eye relief, cioè ha una distanza oculare diversa e superiore da quelle che sono i punti rossi tradizionali, perché è sistemato in avanti e proprio questa è la sua caratteristica vincente, che il sistema di allineamento avviene su un punto solo e non su due come le mire metalliche. Assolutamente. Quindi e poi ha un campo visivo su questa posizione nettamente superiore a un punto rosso montato tradizionalmente, che è troppo vicino, che è molto vicino. Esattamente. Ecco, quindi esattamente. Un sistema quindi per i fortunati di stasera che riusciranno a provarlo giù al tunnel, una cosa eccezionale. Allora adesso io vi faccio vedere alcune foto dei particolari di quest'arma e poi parleremo insieme ad Alberto e Sandro delle altre due novità, d'accordo? A tra poco. Bene, eccoci di nuovo qua per parlare di un'assoluta novità. Browning è famosissima in America, e io ne ho avuto esperienza diretta con dei test sul campo, di un modello incredibile che è la Bolt Action, sono due in realtà, A-Bolt e X-Bolt, ma qui oggi parliamo della Bolt, un Bolt Action di uno straordinario successo, ecco che è arrivata alla linea, piano piano si è evoluta, è arrivata alla Pro. Però qui abbiamo due modelli molto particolari, vero? Abbiamo il modello Carbon, che effettivamente non è la classica pellicola, ma è un fusto strutturato in carbonio, è una carabina leggerissima perché va sui 2,7 kg. Quindi per chi fa la cerca deve ha l'otturatore con fresatura ed ha il sistema completamente sia ottica che canna in Cerakot, che è praticamente un trattamento indistruttibile. Effettivamente. Fantastico. Anche a livello estetico è molto gradevole e certo. Sta avendo un successo incredibile, il problema è solo consegnarle. Lo so, è il problema dei grandi. Il problema è solo questo. È un bel problema, però è un problema. Certo. Adesso la passiamo al fante di cuori. Allora, Alberto, io e te abbiamo avuto esperienza diretta con questi modelli, alcuni modelli della A-Bolt e anche della X-Bolt. Qui siamo, diciamo, allo stato dell'arte, cioè un'evoluzione molto... Qui siamo a un livello, secondo me, superiore a quello che uno pensa di Browning, perché qui se c'è un fusto è completamente in carbonio e per la cerca, per camminare tanto, per tiri di un'alta precisione, è tutto un altro pianeta. Certo, infatti chi caccia nelle Alpi o chi deve fare la cerca estrema, soprattutto d'inverno quando c'è poca foglia e quindi il tiro si fa molto più lungo, e certamente questa è una carabina che è leggera da portare, estremamente precisa e poi indistruttibile. E certo. Poi appunto il grosso vantaggio di questo trattamento qui è che spesso tipo capita che cacciando la sera magari si abbatte l'animale, non ci rendiamo conto di cosa abbiamo nelle mani. Chiaro. Prendiamo le armi, la sangue, mettiamo il sudore, nel fodero, acqua, umidità, sangue, li tiri fuori l'arma dopo una settimana e sono armi che purtroppo sono già danneggiate irremediabilmente, mentre con questi trattamenti qui il problema non c'è più. Quindi è un'arma che che una volta acquistata è un po' per sempre, cioè è un'arma che ha una durata. Una cosa da dire che poi è importantissima, ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Io ho visto, per avere tutte queste caratteristiche. Quanto di arma custom. Ecco, esatto, è un'arma top di gamma a un prezzo, diciamo, un prezzo medio, non un prezzo top di gamma.
Poi noi, questo è il nostro top, poi abbiamo le X-Bolt e le A-Bolt che coprono le altre fasce, ma qua abbiamo raggiunto secondo me un livello di gamma alta con un prezzo medio. Quindi, per l'arma, beh, questa è una cosa che voi vi potete permettere perché i numeri americani vi confortano, perché ovviamente assolutamente. Però questo ha tutto vantaggio dei mercati tra virgolette un po' più poveri come quelli europei, che ovviamente fanno dei numeri più limitati, è chiaro. Però ecco, a un prezzo di quel genere io sì, non l'avrei detto. Penso che sia risaputo, ma il doppio bedding, certo, come pure la X-Bolt, anche escluso l'A-Bolt, ma la X-Bolt e la X-Bolt Pro hanno il doppio bedding. Questa è una feature in più notevole. E sempre su questo tema è stato fatto un modello un po' particolare, vero Sam? Un modello, diciamo, classico, con dei legni grado 5, sempre però in ceraco. Sì, sì, cioè le caratteristiche... La solita carabina con un fusto in noce grado 5. Certo, questo è una cosa importantissima perché molti... Con la rifinitura in rosa, coccia, certo. Bellissima. Una ricerca un po', un look classico, perché mi ricorda una carabina africana, esatto. Di caccia, però con delle caratteristiche... Con un tocco di modernità, cioè, assoluta. Ma questa infatti è un'arma che puoi portare sulle Alpi come in Africa, perché è antiriflesso e quindi... Sì, chi assolutamente si oppone al polimero, a questi materiali, gradisce... Il classico, qua ha trovato l'arma, diciamo, giusta. Ideale. Bene, adesso io vi faccio vedere delle fotografie, dei particolari di questi due gioielli e poi passeremo ad un'altra novità, una grande novità che farà felici i cacciatori a pallini. A pallini, giusto. A tra poco. Eccoci di nuovo con Alberto e Sandro a parlare di caccia a pallini. Grande successo negli ultimi anni l'SX3 prima, l'SX4, tant'è che io sono stato uno dei vostri primi clienti a acquistare un SX3, è un'arma fantastica, adesso siamo a un'evoluzione ancora dell'SX4, successo in calibro 12 che poi vede la sua naturale evoluzione infatti, nel calibro 20. Infatti è... un fucile che la nostra clientela non aspettava da qualche anno, perché come calibro 20 Browning questo nuovo periodo era un pochino carente. Quindi abbiamo creato l'Exis 4, è un brand che Raniero Testa ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, è un fucile leggero, un fucile che ha una canna eccezionale come tutte le canne, diciamo, delle nostre armi fatte dall'FN. L'abbiamo provato anche con la canna slug e dà dei risultati eccezionali. Ah, quindi sarà già disponibile poi tra poco? Sarà già disponibile, sarà il Big Game. Questo farà felice i canai che oggi 61, c'è la moda 61, di avere il calibro 20. Sì. Interessantissimo, sì. E anche questo devo rimarcare il prezzo eccezionale. Certo. Un fucile fatto in Belgio con un prezzo... veramente eccezionale. Da mercato, diciamo, parallelo. Troppo basso. No, questo è il calibro 20, sta vivendo un momento veramente incredibile e averlo fatto, poi naturalmente se uno compra la versione combo, se ci sarà, ovviamente, che di solito l'avete sempre fatto, esatto. Cioè di avere la possibilità di avere la canna al slug. Momento è previsto il field, certo. Cameratto 76, il compo e il camo e poi anche lo slug 61 cameratto magnum 76. Quindi per tutti i gusti ha un prezzo incredibile, infatti io quando provai l'SX3 e poi l'SX4 successivamente e decisi di acquistarlo, quando mi fecero il prezzo pensavo che avessero sbagliato qualcosa. Sì, anche io mi sono rimasto, anche perché è un'arma nuova, quindi è un progetto nuovo.
e secondo me era un fucile che doveva andare abbondantemente sopra i 1000 euro, invece certo. Incredibilmente va sotto i 1000 euro. E con Alberto, ti ricordi Alberto quando abbiamo provato la versione 12, siamo rimasti sconvolti dalle ferrosate? Sì, sono armi che vanno non bene di più, e poi più che altro per il prezzo. Il prezzo è bassissimo, i materiali sono semplici, cioè sintetici, camo, legni, non troppo fiorettati, è proprio l'essenziale a mio avviso per la caccia. Certo. E in più, più che altro, queste sono armi che viene venduto, almeno da noi in grande parte, nelle zone in cui sparano acciai, dove sparano magnum, perché questi tipi di canne a mio avviso lavorano ancora meglio con determinate artucce. E questa è una cosa essenziale che hai detto, Alberto, perché abbiamo visto esperienza sul campo e sui al tunnel che è difficile far sparare i magnum, perché lo standard sono capaci tutti, ma fare delle canne che tirano bene l'acciaio, che sfruttano bene quelle cartucce, qualsiasi grammatura, certo, abbiamo creato rispetto all'X3, specialmente sul modello in compo, una linea molto più gradevole per il mercato italiano, con una stina molto più sottile, quindi una linea, diciamo, che al mercato italiano gradisce maggiormente, perché è molto più slanciata rispetto al vecchio X3. Sì, perché noi, d'altra parte, noi italiani siamo abituati a vedere anche siamo la parte avanti dell'estetica e quindi ci riusciamo anche. Visti i risultati. Bene, signori, adesso inizia la festa qui all'Armeria Innocenti e soprattutto andremo giù al tunnel dove ci aspetta l'amico Riccardo Carli per le prove della grande Reflex. A tra poco. A tra poco. Insieme a Riccardo Carli in veste di istruttore tiro, diciamo, vabbè, di responsabile al tiro. Allora, Riccardo, tu sei uno dei maggiori esperti di Browning, perché è una vita che, le, che dall'MK1 fino a tutte sempre, le ho, di più di le ho testate, ho sparato con tutte. Tutti i calibri. Ti sei divertito, ti sei divertito, sì, certo. Sì. Chi meglio di te, appunto, poteva oggi essere qui a testare un nuovo concetto, un nuovo principio. Browning, con questa impostazione Reflex, ci parla di un qualcosa di nuovo, in sì. realtà. Il che è difficile riuscire a parlare di novità in una semiautomatica da cinghiale. Certo. Tu eri un po' scettico, vero? Io ero un po' scettico, ti dico la verità, Alessandro, perché spostare un red point, un punto rosso, più avanti rispetto alla cassa, secondo me si perdeva molto campo di mira. Cioè, infatti la prima cosa che ci eravamo domandati tutti era quello. Non tanto il discorso del long relief, cioè della distanza, quanto del campo visivo. Invece? E invece
Io non mi sono fermato alle mie idee, sono venuto, ho provato la carabina, l'ho testata, l'ho guardata. Se il cacciatore o il tiratore la usa con tutti e due gli occhi aperti, è una bella cosa. Una bella cosa. Secondo me avrà un gran futuro questa. Anche perché io ho notato per esperienza che la maggior parte dei tiratori che sono al cinghiale in battuta provengono dalla caccia a pallini, quasi tutti tengono gli occhi, tutti e due gli occhi aperti. Bravo. Chi spara a palline, chi viene dalla caccia alla migratoria o al fagiano, siamo tutti abituati a tirare con gli occhi aperti. E dover mirare, cioè con tacca di mira e mirino o con rampa, nel caso di tante carabine, trovavano difficoltà. Con questo si risolve. Anche perché c'è un altro problema che conosciamo tutti, l'età. Ora non so te, ma io adesso per vederle tutte e due, tacca e mirino. Tacca di mira e mirino, devi mettere a fuoco tre cose. Tacca, mirino e bersaglio. Con questa soluzione qui si mette un puntino che non serve metterla a fuoco, ma basta solo vederlo, certo. Sopra il bersaglio si schiaccia. E via. Quindi grande innovazione. Poi un'altra cosa positiva è che loro hanno già ideato il discorso, hanno in optional ovviamente o a dorso, la sicura a dorso o a ponticello e poi addirittura tutte e due mancine, certo. Calcio in carbonio e calcio. Bellissimo. Browning è il numero uno. Il numero uno non ci ha fatto mancare nulla. La soluzione della sicura dell'HC sul dorsale è una cosa meravigliosa. Per la sicurezza, non tanto per la praticità, questa cosa. Vabbè, quello è piacere o certo, meno. Certo. Però è molto una cosa sulla sicurezza importantissima. In quanto si può tenere la carabina col colpo in canna alla posta, fare tutto quello che si fa alla posta, mangiare, parlare per radio, certo. Con praticamente il gruppo di scatto abbattuto. Quindi in piena sicurezza, si arma soltanto quando si può sparare. Certo, no, da un punto di vista della sicurezza e poi anche adesso dell'ergonomia di questo sistema, che poi io adesso mi aspetto che loro fanno scuola e tutti li copiano. Certo, sicuramente. Però per un bel po', per un bel pezzo avranno legge. Cioè, non ci aveva pensato nessuno a fare una cosa del genere, come tutti noi pensavamo fosse svantaggioso. È vero. Ci hanno dimostrato con quest'anno. A volte dobbiamo fare due passi indietro per farne uno in avanti. L'hai provata te, Alessandro? No, ancora non l'ho provata, infatti. Provare? Certo, la proverò appena smaltita la calca. Lo farò volentieri perché anch'io, come sai, sono un cultore delle Browning, ne ho 4-5. Certo. Bene, ringraziamo il buon Riccardo, grazie di tutto e buon lavoro. Piacere, ciao. Sempre, buon ciao. Ciao.